successo oggi? C'è Paolo in un angolo che sta male. No, non sta male, tu gli hai conficcato una bic nella pancia. L'ho chiesto se faceva male per capire. E lui ha detto cavoli. No, ha detto un'altra cosa e adesso è là che si sta toccando. Cosa c'hai? Oddio ragazzi, che è successo? Ma è la tolto il tappo. Hai tolto il tappo, devi fare la cacca. Non so che sei. No, perché tu, allora, dovete sapere che Paolo prima ha scorreggiato nei corridoi di Radio Monte Carlo, sì, che è dall'altra parte del palazzo, e la puzza è entrata in studio. No, non so, le salite in ascensore al terzo piano da sola. Adesso è in onda Virgil. Beh, di cacca ce n'è in onda, su tante radio. No, secondo me tu come Kenshiro hai premuto uno di quei punti segreti per farlo cacare sotto. No, sentite, prima abbiamo toccato l'argomento così un po' al volo, sì, e in effetti è una roba di cui dovremmo discutere per ore e ore, però è un fatto che ha alzato il Fatto Quotidiano, sì, riguardo i floating piers, questa passeggiata sull'acqua, sul lago di Iseo, organizzata da un famoso artista, sì, e Cristo, Cristo, no, sì, Cristo è l'artista, sì, ma è dedicata a Cristo, cioè, lui è un omonimo, esatto, pare praticamente che siano stati spesi molti soldi per questa installazione molto bella, dicono alcuni, ci sono stati cosa, 1,5 milioni di persone, un più milione o meno, e mezzo di visitatori. Il problema è che uno si immagina la camminata sul lago facendola magari trasparente, che ne so io, così avevi veramente la sensazione di camminare sull'acqua. No, lui li ha fatti arancioni. Vabbè, ma quelli sono cazzi suoi. Sono cazzi suoi. Pare, secondo i calcoli del Fatto Quotidiano, siano stati spesi 5 milioni di soldi pubblici, 5 esatto, milioni di euro. Che ha messo la Regione Lombardia. Che ha messo la Regione Lombardia, più altri soldi che ha messo una società privata. Il problema sono i rimasugli di questa installazione. Allora, l'articolo del Fatto Quotidiano è molto elaborato, ci sono tante cifre. E il punto centrale è che forse, sì, nel realizzare questa installazione, che ha avuto grande successo, non sono stati calcolati i costi per smaltirla e l'eventuale impatto ambientale. Esatto, ci sono 150 blocchi di cemento e acciaio, pesanti ciascuno 7 tonnellate, che praticamente devono essere rimossi. Ma se li rimuovono, hanno paura che poi si muova tutto il fondale del lago e che quindi vengano fuori rifiuti tossici. Anche il materiale con cui è stata costruita la passerella, che, sì, è uno speciale tipo di plastica, sì, può essere sicuramente riciclato. Ma, sì, riciclare così tanta plastica in Lombardia produrrà comunque dei gas che saranno inquinanti. E la qualità della plastica che verrà fuori dal riciclaggio sarà di qualità inferiore. Quindi ci sono tante considerazioni da fare. Ma non potevamo fare una roba. No, il problema poi è anche un altro. Ma io dico, con tutte le pozzanghere che ci sono, no? È che negli anni 50 e 60 in Italia, sì, col boom economico, gente cacava dentro i laghi. Tantissime aziende, soprattutto nel siderurgico e nel chimico. Nel terziario? Esatto. No, il terziario mesozoico, certo. Sì. Buttava e scaricava direttamente nei laghi. Sì. C'è il lago d'Orta, che era un lago morto fino a qualche anno fa, fino a che non sono riusciti a rimetterli dentro la vita, non so, è venuto Gesù, ha toccato l'acqua. È ripartito. Era sul lago di Iseo. È ripartita la vita. Ah. Quindi sul fondale c'è una melma che purtroppo è molto ricca di zinco, di tanti materiali. Di fosforo soprattutto. E materiali, sì, ferrosi e molto velenosi. Madonna, come sei colta. Mamma mia. Sei bella e colta. Ma no, finisci, dopo. Mettiti comodo. No, finisci. Il problema è che smuovendo. Per mettere questi pilastri, purtroppo hanno paura che levandoli smuovano un po' troppo. Ma una cosa è certa, troveranno là sotto il gran cazzo che c'è. Frega. Ma no, invece scusami, ma qua nessuno si rende conto dei danni ambientali che noi ogni cazzo di giorno facciamo a questo pianeta. Poi ci lamentiamo e siamo preoccupati sul riscaldamento e si sciolgono i ghiacciai e muoiono centinaia e migliaia di specie animali. È normale, perché l'uomo non riesce mai a stare fermo. Cristo ci ha dato questo bellissimo mondo e teniamolo come cazzo ce l'ha dato. Potevamo passare, pensa quanto siamo coglioni. Lavoriamo tutta la vita, tutto l'anno per riuscire a mettere in tasca i soldi per andare le Maldive, quando le Maldive ce le avevamo gratis, potevamo stare tutto il giorno col cazzo di fuori a scopare puttane e invece no, e la casa e la macchina e le strade e voglio fare replicare la passeggiata di Gesù sull'acqua e così tutti sti cazzo di quintali di cemento e puttana Eva, abbiamo distrutto il mondo. Ti piacciono i cani? Dormivi col cane sulla spiaggia, volevi scoparti un uomo, ti scopavi l'uomo, non vado, abbiamo fatto le leggi, le regole, i politici rubano. Se non facevamo un cazzo come fanno gli animali, che stanno lì e subiscono le bellezze che ci ha dato il Signore, noi oggi eravamo un popolo di persone felici su un pianeta della Madonna.
e invece no. Scusa, io ho un'obiezione da fare. Ti sembra che Luca Alba, che non fa un cazzo, sia una persona felice? Ma perché in questo mondo devi essere ricco, devi avere un buon lavoro, devi avere una bella casa, una bella macchina? Se invece eravamo tutti col cazzo di fuori nudi, ma arrivava l'influenza, morivi e vaffanculo. Perché devo stare qua a vivere di più? Adesso c'ho l'ossessione, voglio curarmi, voglio le medicine che mi fanno vivere di più. Per cosa? Per vivere sempre in mezzo più merda? Ma muori, muori! Dio ti ha fatto per stare qua un tot. Se poi finisce il tuo tempo, finito! Sta di fatto che se mangi ananas hai lo sperma dolce. Bravo Marco. Ma va, mica, non credo neanche a una parola di quello che ho detto. Mi piace la Porsche, mi piace la casa. C'entra, tu sei mi piacciono voce, le autostrade. Io voglio l'R8, adesso mi indebito a me. Voglio tutte le cure possibili per far vivere il mio gatto in eternità. Ma non capito? C'entra, adesso sta parlando l'uomo, prima ha parlato il simbolo. Invece nel tuo caso parla sempre lo stronzo. Non riusciamo a capire. Ma ragazzi, non rubiamo tempo ulteriore, perché c'è un pazzo bastardo in questo programma. Allora, c'è un giornalista che molti conoscono di Teleacras, che è una televisione di Agrigento. Madonna, salutiamo. Si chiama Ruopolo, giusto? Ruopolo. Ed è una persona che si infervora quando fa i notiziari. No, ma ha una voce pazzesca, una delle voci più buffe che abbia mai sentito. Ricordiamo che lui fa tutto a Teleacras, sì. Cioè canta la sigla, fa i servizi, si collega con se stesso. Sì. Fa l'inviato, poi si incazza con se stesso. Wender ha rubato la sua voce, stavo morendo. Ok. Wender ha rubato la sua voce, indovinate un po' chi cazzo ha chiamato? No. Andiamo.